prima è successa una cosa simile, giusto? Sul gioco che ho proposto io, vi ricordate? Non riuscivamo a farlo. Quindi facevo la domanda, si può fare Massimo? Lo stanno facendo bene? Io avrei detto, non lo stanno facendo, come avete detto voi, non lo stanno facendo bene. Poi però quando mi sono chiesto, Massimo lo puoi fare? Io ho detto, sì lo posso fare. E ho detto qualcosa a Matteo, vi ricordate? E poi l'hanno fatto in quel caso. In questo caso, riusciamo a farlo? È un po' più di difficile. Perché un conto è dire attacca la palla. E un conto è dire gioca 1-2. Ecco perché dico gli aspetti tattici imparano in una settimana. Quelli tecnici, la sensibilità, se non sfruttiamo quando sono piccoli, ciao Nina, cioè se noi abituiamo i giocatori a giocare di prima o a non fare mai un dribbling, non imparano a dribblare gli allievi, eh? È questo che sto dicendo, Non imparano. Mentre invece se io non dico a un bambino di temporeggiare, gli dico di attaccare la palla e poi glielo dico negli allievi, credetemi, in una settimana qualsiasi giocatore normale impara a fare una linea difensiva, a marcare la zona o a fare quelle cose, perché non ci vuole Einstein per capire quelle robe, capite? La testimonianza è il fatto che tutte le squadre da CSI, prima categoria, terza categoria, eccetera, sanno giocare con i diversi moduli. Quello che cambia cos'è? È la qualità tecnica, che è la cosa più importante. È la tecnica che conta. Che tipo di lavoro faresti fare, Luca, per avere dei requisiti giusti? Lavoro tecnico, ma anche di intensità, perché comunque anche tutti i movimenti, deve fare quello che non ha palla, quello che da palla deve subito proporsi. Deve essere un lavoro sia tecnico che di intensità. Ma che tipo? Fammi uno o due esercizi che faresti fare a un tuo collaboratore. Metti, prendi 3, 4, 5 giocatori e dici, andate con lui e fate questa cosa. No, anche all'inizio proprietà di palleggio, dovrei saper tenere la palla. Palleggiare? Uno, no, non solo palleggiare, anche da palla, destro, sinistro, saper usare tutti i piedi. Perfetto. Tecniche individuali. C'è qualcuno che ha qualche esercizio da consigliare? Posso inserire il terzo uomo? Di fare un 2 contro 1 diventa un 3 contro 1. Perfetto. Sulla periferica e sullo smarcamento del compagno. Qua c'è la Cherè, faccio fare a dei giocatori la tecnica individuale analitica o la faccio fare situazionale? C'è chi dice che per migliorare questi aspetti devi sempre lavorare in situazione, c'è chi magari introduce il maestro della tecnica e fa lavorare sulla tecnica. Ecco perché vi dico adesso non è che prendo posizione su uno o sull'altro. Ognuno poi può scegliere quello che vuole, però è chiaro che la gestualità tecnica si vede subito ed è la modalità con la quale tu ricevi e giochi la palla negli spazi diversi. Quindi Luca è stato molto bravo perché ha introdotto una regola che ha messo in evidenza questo aspetto, ci siete? Quindi un conto è fare questo gioco potendo stoppare e potendo toccare la palla quante volte vuoi. Un conto è dire gioca a un tocco, le difficoltà aumentano tantissimo. C'era un mister che aveva un'altra variante e poi passiamo a un terzo mister. Seconda sì. Variante, nome, alta voce, entri e comandi. Vai. Ah. Sì, sì. Niente, io in poche parole chiederei ai ragazzi a questo punto, dopo l'intervento del mister, che il compagno sul